Una vera e propria battaglia, quella intentata dalla sezione pescherese di Italia Nostra. La finalità: salvaguardare dal cemento e dal traffico l'area di risulta della ex ferrovia. Purtroppo, si legge nella nota diramata da Italia Nostra, Comune e Regione hanno deciso di non sottoporre a via, commissione, valutazione, impatto ambientale, l'invasivo intervento progettuale che hanno proposto al centro di Pescara e che ridimensiona il parco centrale già previsto per introdurre i grandi palazzi degli uffici regionali. Di qui il ricorso contro Regione Abruzzo e Comune di Pescara da parte appunto di Italia Nostra. Presidente Palladini, la battaglia continua, prosegue. La novità di oggi è rappresentata al ricorso al TAR. Sì, noi praticamente chiediamo che venga valutata l'impatto di un'opera che a nostro avviso cambia radicalmente l'impostazione urbanistica del centro cittadino. È paradossale che il comitato regionale abbia preso atto che nessuna modifica importante sarebbe intervenuta. Ecco Presidente, vogliamo spiegare in breve perché siete contrari alla realizzazione del nuovo palazzo della regione nell'area di risulta? Allora, prima di tutto questo è l'impegno che fu preso in città 35 anni fa, realizzare il grande parco centrale. Ora, dopo 35 anni, se possibile, le ragioni per questo parco sono aumentate, perché abbiamo bisogno di combattere il riscaldamento climatico, abbiamo bisogno di abbattere le polveri sottili. Invece i palazzi per uffici portano traffico, la sera chiudono, sarebbe un piccolo giardino quello che poi rimane. Giovanni Damiani, insomma, lei è stato piuttosto tranciante nel corso della conferenza stampa perché ha parlato di scelta cafona. Perché? Beh, perché do un'interpretazione, praticamente è una sindrome che io ho potuto vedere anche nella mia precedente esperienza amministrativa, per cui sindaci oppure potentini di turno vogliono lasciare la piramide, il ricordo di sé, no? La cosa che si alza verso il cielo, e dove lo deve fare? Sotto gli occhi di tutti, e quindi quella non è una scelta, secondo me, dal punto di vista tecnico-scientifico, studiato per il benessere della popolazione, per la vivibilità, come può essere appunto un parco centrale. Parco centrale che si sta facendo in tutte le città, no? Ma è una mentalità arretrata degli anni 60. Io mi ricordo alcuni in regione, dice sì, il palazzo della regione va fatto, ma deve essere una torre altissima, deve essere una torre altissima che va verso il cielo, no? È la mentalità della piramide, del faraone, che non si capisce che quando si va ad amministrare, tu amministri pro tempo. Pro tempore, e quindi devi dare il meglio di te perché poi te ne vai, non devi lasciare opere buone e non opere ciclopiche.